tutti i nostri studenti, non vi deve stupire che il nostro migliore nel senso del punto del punteggio ottenuto, poi ci sono tante altre cose importanti. Insomma, questo non so se abbia avuto il punteggio in questa sessione, il punteggio di media dei voti degli esami più elevato. Beh, non deve stupire che sia uno straniero, perché abbiamo tanti ragazzi da tutto il mondo che vengono a studiare a Ca' Foscari, né che sia una donna, perché le donne a Ca' Foscari fanno molto meglio dei maschi, e devo congratularmi con tutte loro. Un altro momento importante di questa cerimonia è l'intervento del nostro ospite d'onore. L'ospite d'onore è una persona di grande prestigio, di grande importanza per l'università e per il territorio trevigiano, che ci viene a parlare, ci viene a raccontare un po' la sua esperienza, a dare un messaggio che credo sia importante per i nostri studenti. Oggi la persona che abbiamo invitato è Stefano Berando, amministratore delegato del gruppo Coin, caposcarino, laureato a Ca' Foscari qualche anno fa, laureato con il professor Volpato, che ricordo oggi perché ci ha lasciato qualche mese fa, pochi mesi fa, ed è importante ricordare anche lo sforzo e l'impegno che ha dedicato per Ca' Foscari. Stefano Berando ha avuto una carriera di assoluto prestigio, un percorso sicuramente tra i più brillanti che un manager possa immaginare, ha una familiarità ovviamente con Ca' Foscari ma anche con altri atenei, perché so che svolge attività di lezione anche in altre università particolarmente prestigiose. Il contributo che oggi ci può dare credo sia importante, comunque un grande onore per me averlo qui, lo ringrazio per la sua disponibilità e lo invito sul palco. Allora, ragazzi e genitori, intanto ringrazio il direttore ovviamente per questa immensa presentazione che mi porta a molti anni fa e mi fa pensare a una notizia che ho appreso stamattina. Non sapevo della morte del professor Volpato, con cui mi sono laureato. Segno che andare troppo in giro per il mondo a volte ti fa perdere il contatto con la realtà di ogni giorno. Me ne dispiaccio. Me ne dolgo anche con i suoi colleghi, ho capito che aveva lasciato molto diciamo persone che hanno lavorato con lui, e ricordo un piccolo episodio di lui. Stavamo uscendo assieme a Porta Vescovo, era vestito come l'uomo Michelin, cade al primo metro di una discesa di una nera. Io dico, qui ho perso il professore, ho perso la laurea, non mi lauro più perché questo non lo sono giocato. Invece, dopo 200 metri di caduta, riemerge, riparte con la grinta che gli ho sempre avuto e che voglio ricordare anche adesso a tutti voi. Io sono andato in esplorazione per alcuni di voi che si stanno chiedendo se fare il post-graduate. Sto scherzando, ma siccome ho una figlia che studia e che deve scegliere a quale università rivolgersi, facendo anche magari un'estensione al di là del breve termine, mi piace sempre guardare avanti, però bisogna anche guardare all'oggi, non solo a domani. Sono andato anche a vedere cosa succede a Harvard, dove mi hanno invitato nell'occasione appunto di una testimonianza. Non è che io faccio sempre testimonianze, non lavoro neanche come docente presso altre università, ma sono molto volentieri qui proprio perché in questo momento penso che sia importante per i ragazzi che si laureano, così come in America ho visto questi ragazzi italiani che stanno facendo post graduate, o meglio stanno facendo master, Harvard, chiedersi cosa succederà e che cosa possono pensare di fare con gli strumenti a disposizione e con lo stato del paese, che è un paese sicuramente in difficoltà. E ho trovato con un po' di sconcerto una vocazione all'espatrio quasi strutturale in questi ragazzi. E alcuni di loro sono arrivati a dirmi, ma dice, i miei genitori hanno detto che mi hanno mandato qui perché il mio paese non mi merita.
è una roba brutta questa che ho sentito, e spero che questa cosa non sia troppo diffusa in quelli di voi che volessero continuare a studiare. Nel senso che io auguro a tutti voi di poter continuare a studiare, e ve lo auguro come italiano prima di tutto, perché io penso che in questo momento, mai come in questo momento, noi genitori, noi classe dirigente, noi imprenditori, noi parte di una comunità che sta soffrendo, come ci diceva prima il collega, lo chiamo collega perché è un manager, anche lui, a volte mi dicono ma tu sei un manager imprenditore. Io penso che non ci sia grande differenza tra ruoli di questo tipo quando uno dedica tutta la sua giornata e spesso anche tutta la sua nottata a riflettere, a cercare di migliorare le condizioni della sua azienda, della sua comunità, della sua attività. Quindi io credo che tutti quelli di noi, quale sia il loro ruolo, che si impegnano in modo molto attivo per il miglioramento, siano dei riferimenti da prendere in considerazione al di là di quale sia il loro ruolo nelle istituzioni, nella vita di ogni giorno. E dicevo, mi auguro da italiano e da capo di un'azienda piuttosto grande e impegnata in un momento di grande difficoltà, non solo a celebrare le cose positive che ha saputo fare, ma anche a chiedersi come uscire da questa crisi e come mettere in atto altre iniziative per recuperare quella brillantezza che tutte le imprese sane devono avere. Io penso che abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno di voi e abbiamo bisogno che studiate, che miglioriate, che apprendiate, che facciate esperienze all'estero, che dominiate l'uso della lingua. Mi raccomando, dovete dominare l'uso della lingua, perché io quando faccio assunzioni, io sto aprendo uffici, non apro uffici, apro negozi, in Russia, in Cina, in India, abbiamo joint venture in questi tre paesi e stiamo aprendo negozi in altri paesi, dalla Francia. E una delle prime cose che chiedo ai nostri reclutatori è di prendere ragazzi brillanti che dominino l'uso della lingua, perché l'uso della lingua diventa una forma indispensabile per comunicare e per comprendere e per riuscire ad affermare le proprie certezze e anche per esprimere le proprie incertezze, che è una cosa altrettanto importante se si vuole arrivare al successo, perché solo mescolando domande con risposte e ascoltando, oltre che diciamo imponendo la propria visione, si può arrivare dove serve. Io vi racconto brevemente qualcosa della mia persona, ma ve lo racconto solo perché possa essere di aiuto a chi di voi, e spero siano molti, forse spero siano tutti. Oggi si chiede che cosa farà, e io spero che nessuno sappia esattamente oggi che cosa farà domani, perché se lo sapesse probabilmente gli dovrei augurare che quello che in realtà gli succederà fosse meglio di quanto lui oggi pensa possa capitargli, perché se uno con realismo si chiede oggi cosa sarà domani, forse riceve delle risposte che sono poco soddisfacenti, che non gli danno abbastanza stimoli per puntare avanti. Io mi sono laureato a Ca' Foscari, il magnifico lettore ha detto pochi anni fa, e invece ne sono passati molti, e mi sono laureato senza pensare che cosa avrei fatto dopo. Siccome sono sempre stato abituato a cercare di darmi degli obiettivi, la prima cosa che ho fatto, oltre a laurearmi abbastanza bene come punteggio, è stata quella di cercare subito qualche tipo di post riconoscimento. Oggi lo potete trovare in una serie di prospettive di studio, dal postgraduate al master. Io a quel tempo l'ho trovato nella professione del dottore commercialista, professione che non ho mai svolto, però ho solo studiato, diciamo, perché hai perso tanto tempo a studiare qualcosa se dopo non l'hai applicato. Io avevo ritenuto che comunque oltre all'università ci fosse bisogno di un ulteriore approfondimento di studi, non potevo permettermi un master e quindi ho studiato per riuscire ad avere una certezza di
essermi specializzato in qualcosa con maggior approfondimento rispetto a quanto l'università mi avesse dato. Devo dire che l'università italiana, che a quel tempo io consideravo luogo di formazione media, in realtà ho scoperto dopo essere un'istituzione che rispetto a molte università internazionali e ad approcci scolastici anglosassoni forma molto di più. E quindi io penso che oggi voi siate usciti da un'esperienza triennale in cui avete fatto correttamente, se avete seguito bene i vostri studi, un primo passo di apprendimento fondamentale. Lo avete fatto bene, non avete niente di meno dei vostri colleghi inglesi, francesi e americani. State tranquilli. Però siete solo all'inizio. Siete solo all'inizio perché in realtà avete verso di voi e verso chi vi ha aiutato a studiare, avete ancora molto da chiedere. Io dico da chiedere, non da dare, da chiedere. Allora vi dicevo che io ho cominciato così, non sapendo che cosa mi sarebbe successo, ho iniziato proprio in questa comunità. Devo molto alla città di Treviso, perché io, pur viaggiando molto, ho avuto sempre a che fare con aziende che hanno operato in questo territorio, a partire dalla Benetton, che è un'azienda che evidentemente in quest'area ha una diffusione, un'importanza, una capillarità che la rende addirittura quasi parte integrante del connubio lavoro, città, sport, città. L'ho fatto con la De Longhi, molti anni dopo, di cui sono stato amministratore delegato, ho avuto l'onore e il piacere quindi di lavorare con dei grandi imprenditori, che sono appunto la famiglia Benetton, che sono Beppe De Longhi, che è un imprenditore straordinario, che ha creato un'azienda internazionale, altro Ca' Foscarino, tra l'altro, uno dei primi Ca' Foscarini, che quando serve parla in dialetto e quando serve parla in inglese o in francese, che è una cosa che dobbiamo sempre tenere presente. Non dobbiamo mai porci al di sopra o al di là di quelli che sono i nostri l'efficacia della nostra relazione di comunicazione. Non esageriamo mai nel far capire quanto siamo bravi e sappiamo adottare sia le tecniche, quelle che la cultura, quelle che la lingua, quelle che il nostro intelletto ci hanno dato, ma impariamo anche a confrontarci quando serve con modi e atteggiamenti che ci portino molto più vicino al nostro interlocutore, se il nostro interlocutore non è così, come dire, dotato culturalmente o professionalmente come noi, saremo sempre più efficaci. Quindi ho avuto la possibilità di confrontarmi sempre con questo territorio che ho visto dare e sono certo darà ancora a chi intraprende una carriera di attività e di lavoro con l'impresa del territorio, darà sicuramente grandissime possibilità di confronto con il mondo esterno e con un mondo di challenge elevate. Questo è un territorio che abitua chi si confronta con il mondo del lavoro a challenge a livelli di asticella molto elevati, mediamente più elevati di quelli che si riscontrano in molte altre comunità italiane. È un territorio a vocazione internazionale ed è un territorio che chiede ai propri manager, ai propri quadri, ai propri vertici la capacità di pensare in modo molto trasversale, ed è questo che io vi propongo. Ed è questo che io vi, in qualche modo, vi voglio raccontare dicendovi in due parole, e ve lo dico non per trarne merito, ma solo perché diventi, per chi di voi può essere interessato, un esempio di, del fatto che spesso si può arrivare a fare molto di più di quanto il contesto o la situazione immediata che si affronta ti suggerirebbe di poter fare. Ed è qualcosa di paradigmatico di quanto sta accadendo anche al nostro paese in questo momento, che impone il coraggio di pensare in modo radicale, in modo
tale da non pensare che ci siano limiti o da abolire i limiti conosciuti per trovarne di nuovi. Quando io ho deciso che volevo smettere di fare il manager perché mi piaceva di più l'idea di sentirmi totalmente, unicamente responsabile dei destini miei e di quelli delle persone che lavoravano con me, 7 anni fa ho deciso di uscire dalla comunità trevigiana, quindi ho fatto questa grande migrazione verso Venezia. Fate scherzi, io ho sempre viaggiato molto nella mia vita, ho lavorato in America, ho lavorato ovunque, però alla fine sono sempre stato legato alle radici del territorio ed è un'altra cosa che io auguro succeda appunto a molti, non come a quei ragazzi di Harvard che vanno e poi magari perché l'Italia non li merita non tornano. Io sono sempre tornato e sono convinto che sia indispensabile fare costantemente un bagno di conoscenza fuori per dopo ritornare e portare il connubio della propria esperienza locale arricchita delle scoperte, delle conoscenze fatte fuori dalla propria realtà quotidiana. Dicevo, ho deciso di prendere in mano questa azienda che si chiama Gruppo Coin. Questa azienda è un'azienda familiare, come tra l'altro molte aziende familiari che io avevo o collaborato o vissuto come manager o che avevo gestito, e mi sono trovato la possibilità di guidare la prima persona. Questa era un'azienda distressed, era un'azienda che aveva 40 milioni di euro di perdite all'anno, che aveva tutti gli indicatori economici in calo, che aveva un elevato livello di indebitamento, che aveva uno spread, che pagava uno spread sul costo del denaro molto elevato, che non aveva prospettive di crescita e quindi era una fotocopia di quanto oggi purtroppo si può descrivere sia la situazione del nostro paese. PIL che non cresce rispetto agli altri paesi europei, siamo a segno meno. Negli ultimi 7 anni abbiamo fatto un PIL del meno 3, l'Austria, la Germania e la Svizzera hanno fatto più 15, quindi abbiamo un gap del 18% verso i paesi che sono cresciuti di più. Investiamo poco, quest'anno investiamo l'8% in meno in investimenti in beni strumentali, il che vuol dire continuiamo a peggiorare quello che è già il nostro gap di produttività. Abbiamo uno yield, cioè un costo del denaro che rende difficilissimo per le imprese rifinanziarsi, costosissimo investire in nuova tecnologia e quindi di nuovo complica ulteriormente la vita. La colpa non è solo delle banche, certamente c'è un sistema ingessato e c'è una quantità immensa di cose da fare e io ho delle idee anche abbastanza precise che vi risparmio perché non è il momento di parlare di questo, ma vi riporto all'azienda che io prendevo in mano 7 anni fa, un'azienda che aveva appunto questi indicatori in calo e che negli ultimi anni aveva ingaggiato consulenti strategici di ogni tipo con parcelle milionarie per farsi diagnosticare la via d'uscita. Ragazzi, non è successo niente di magico, cioè non è che è arrivato qualcuno, il sottoscritto, che ha preso la bacchetta magica, è arrivato qualcuno che ha iniziato a guardare la realtà ponendosi una serie infinita di domande, quelle che io auguro a ciascuno di voi di sapersi porre in ciascun momento della sua vita. E assieme a queste domande una grande voglia di arrivare da qualche parte, che è un altro degli ingredienti che io vi raccomando di avere. Se non c'è la voglia, se non c'è la fame, se non c'è il desiderio di arrivare, non arriverete. Se invece c'è questa componente e riuscirete ad amalgamarla con quella delle vostre conoscenze, la vostra capacità di farvi domande e la vostra voglia di darvi risposte vi porterà avanti. Questa azienda che aveva gli indicatori che vi ho raccontato è stata presa in mano da un gruppo di persone, perché poi non si fa nulla da soli, un gruppo di persone che si sono sentite parte di una storia. Queste persone non erano persone nuove, queste persone erano persone che io ho trovato in questa azienda, demotivate, con le gomme a terra e che ho pian piano
individuando una dopo l'altra una serie di azioni di miglioramento rimesso in movimento. Sono arrivati gradualmente anche manager dall'esterno, ma nessun taumaturgo, nessun inventore di soluzioni facili ha portato la soluzione. È stata una serie infinita di azioni tutte mirate a un risultato finale, diagnostica e terapia. E a volte è molto più semplice di quanto sembri. E io quello che vorrei riusciste a percepire, da quanto vi dico, è che spesso le ricette sono semplici. A volte è disarmante quanto sia semplice risolvere un problema e quanto chi ci sta intorno ritiene che per l'eccessivo semplicismo della risposta che noi diamo a questo problema sembri troppo facile e quindi sembri impossibile porre in essere qualcosa che apparentemente essendo troppo semplice dice beh, ma allora era talmente semplice perché non l'hanno fatto gli altri, no, ci vuole qualcosa di più complicato. No, se voi imparerete a tirar fuori l'essenza delle cose, ad andare alla radice dei problemi, a chiedervi che cosa sia un aspetto tecnico, sia un aspetto commerciale, sia un aspetto finanziario, che cosa non funziona, chiedetevelo con il bagaglio delle competenze che avete, ma anche con il vostro essere persone, il vostro essere parte di una comunità, il vostro essere cittadini, il vostro essere clienti, il vostro amare il vestirsi o amare la tecnologia, il vostro amare la musica o il vostro amare la geografia. Chiedetevelo con le vostre armi, abbiate fiducia nella vostra capacità di diagnosticare i problemi. Io vi racconto un micro esempio. Quando io ho preso in mano questo gruppo che aveva due insegne, COIN e OVS, era abbastanza chiaro che una di queste due insegne non fosse la più fortunata del mondo come, proprio come nome. Cioè, OVS non è un nome, mi scuso con i genitori che non capissero cosa voglio dire, ma non è un nome sexy. Sexy nel senso che non è cool, non è un nome che dice ah, questa roba qui mi piace, no? Cioè ci sono nomi più fortunati, è una questione che lo ritrovate spesso nei nomi dei giocatori di calcio, dei cantanti, cioè il nome che poi è, per chi di voi ha studiato marketing, è una delle componenti del branding, ha dei fattori che sono legati alla sua pronunciabilità, alla sua forma, poi al lettering, eccetera. E il nome OVS ricorda un po' S lunga, GS, sono aziende che sono spesso operanti nel mass market. Io stesso non consideravo l'esperienza da visitatore di OVS un'esperienza particolarmente gratificante. Le mie figlie meno che meno. Perché parlo delle mie figlie? Ma perché è logico che quando si deve mettere mano a qualcosa che deve parlare anche ai giovani si debba chiedere soprattutto a loro cosa pensano debba essere fatto. Dice papi cambia nome. Io faccio una ricerca, ma non serviva la ricerca, la faccio solo per pulirmi la coscienza, la ricerca me l'ho già fatta da solo, era impossibile cambiare nome. 300 negozi in tutta Italia, in tutte le posizioni geografiche e anche socio-economiche, in qualche caso molto vicini a abitudini di consumo molto massificate, quindi forse anche molto in linea con il nome stesso. Arrivo in azienda, vedo questo nome e vedo che i miei uomini confrontano la performance di questa azienda con quella di un'altra azienda che si chiamava UPIM, che qui nel territorio trevigiano non è molto conosciuta, ma in Italia, a Roma, a Milano, è estremamente diffusa. È una delle più gloriose in passato di tradizione aziende retail italiane e si chiama Unico Prezzo Italiano Milano, UPIM era proprio. I miei uomini erano contenti perché le cifre di OVS battevano quelle di UPIM. Ogni settimana ci si confrontava sul confronto vendite e OVS vendeva in confronto all'anno precedente a parità di negozi più di UPIM. E quindi i vertici di OVS erano molto contenti. Io guardo i negozi UPIM e senza che nessuno consulente di marketing
che spesso servono, ma fidatevi anche di voi stessi, ragazzi. Senza che nessuno me lo dica, mi dico, ma UPIM quanto durerà questa UPIM? Cioè, erano 7 anni fa, UPIM non può durare. Cioè, se entrare in un negozio di essere un'esperienza d'acquisto appena accettabile, in UPIM era assolutamente inaccettabile. Quindi dico, qui io impedisco ai miei di confrontarsi con questa azienda, e da quel giorno ho impedito, ho bloccato, ho vietato il confronto con i perdenti. Ci si confronta solo con i vincenti, ma ci si confronta. A quel punto mi sono chiesto come fare per rendere l'esperienza di visita al negozio VS più interessante. Vi risparmio moltissime cose. Ho chiamato consulenti, ovviamente non si fa mai nulla da soli, si fa sempre insieme, soprattutto nelle grandi aziende. Ho chiamato consulenti e gli ho chiesto un contributo su un nuovo, non su un nuovo naming, ma su un nuovo modo di interpretare il brand OVS. Dopo 3 mesi di proposte non siamo arrivati da nessuna parte, e io e uno dei miei ragazzi abbiamo cambiato, abbiamo deciso internamente. Tutto nasce da una chiacchierata, si parlava di network. I network sono fondamentali non tanto per imporre la propria rete sulle altre, quanto per ascoltare. I network sono fondamentali per ascoltare. E una persona che io ho conosciuto e che ho avvicinato, alla quale ho chiesto un aiuto, che si chiama Elio Fiorucci, ho chiesto un aiuto a Elio Fiorucci perché volevo da lui capire il segreto della sua capacità di essere sempre così interessante verso i giovani, laddove OVS non riusciva a essere interessante verso i giovani. E abbiamo ragionato e abbiamo parlato di tutto, come capiterà a voi 100.000 volte. Da tutto quello che abbiamo discusso in settimane di chiacchierate sul mondo, sulla società, sulla politica, sul costume, sulla cultura, io mi sono portato a casa delle riflessioni che si sono sedimentate. A voi capiterà spessissimo, non lasciate nessun segnale inascoltato, cercate di catturare tutto quello che vi capita, cercate di raccogliere tutti i segnali che vi arrivano. Tra tutti i segnali che io ho portato a casa, a un certo punto ho deciso che questa azienda doveva prendere un suffisso e diventare OVS Industry, e il nome per esteso doveva essere un nome ridotto, doveva diventare un acronimo, OVS, doveva iniziare un percorso di rinnovamento visibile. L'abbiamo fatto quasi da soli. Dopo 7 anni, cioè oggi, siamo pronti ad abbandonare Industry e ci chiamiamo di nuovo solo OVS. Non ce l'ha detto nessuno, ce lo siamo detti da soli, cioè siamo convinti. Questo perché abbiamo capito cosa è successo nel frattempo, abbiamo letto che cosa è successo ai nostri clienti che hanno cominciato a frequentarci, abbiamo cambiato drasticamente l'età media del nostro cliente, che quando sono arrivato era di 50 anni, oggi è di 28, e abbiamo capito che a questo punto potevamo fare un nuovo passo, quello di ritornare alla pulizia di un brand più elementare, senza bisogno di suffissi. Oggi l'azienda, quell'azienda che avevo preso in mano io e che non aveva quelle prospettive, con questo cambiamento che vi ho raccontato, che abbiamo fatto all'interno, con altri 100 che non vi ho raccontato, ha circa 10.000 dipendenti, le perdite che erano di 40 milioni e l'EBITDA che era di 75 sono diventate utili e l'EBITDA è diventato di 200 l'anno scorso, quest'anno un po' meno perché la crisi la sentiamo pesantemente, ci sono intere regioni d'Italia che sono molto molto in affanno, tutta l'Italia in affanno. È un'azienda che si è aperta molto allo sviluppo internazionale, abbiamo 100 negozi all'estero, abbiamo cominciato 3 o 4 anni fa con i primi, abbiamo fatto i nostri errori, i nostri primi sbagli, abbiamo imparato molto dai nostri sbagli e a forza di correzioni abbiamo direi portato avanti un percorso di miglioramento che oggi ci porta ad essere in piena fase di, diciamo, attenzione all'impegno allo sviluppo internazionale. In questa azienda non sono entrati capitali nuovi, in questa azienda quello che è successo lo hanno fatto succedere solo le persone che si sono adoperate all'interno dell'azienda assieme a me a lavorare, convinte nei propri mezzi, nelle proprie idee e anche nella necessità di trovare idee nuove e di trovare soluzioni nuove.
quello che io auguro a ciascuno di voi, auguro a ciascuno di voi di avere la coscienza di sapere che sta facendo un percorso importante, solido e serio, la voglia di migliorarsi e di raggiungere degli ulteriori livelli di conoscenza e di competenza senza le quali basi solide non è possibile creare grande valore, al tempo stesso il coraggio di associare alla conoscenza acquisita la curiosità e l'intuizione. Combinate bene queste cose, mescolatele, abbiate fiducia in entrambe e avrete un grande successo. Io vi auguro di sperimentarlo, di trovare, magari di trovare alcuni di voi, come mi capita non infrequentemente, nella mia azienda, a, magari tra qualche anno, a confrontarmi su quanto è successo e su quanto è stato possibile migliorare quello che sembrava difficile. Grazie a tutti voi.